Ristartiamo, ragazzi, ristartiamo. Rifamo. Rifamo, 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 rifamo. Boris Ursus. Replenish! Ma sai che la maga ne ho veramente tanto, ma tanto bisogno? Become a stronger motherland. Boris Ursus. I soldati di Khorne, se mi pigliano, mi squartano l'esercito. Devo stare molto, molto, molto attento. Ok. I live again. Facciamo così. Difesa corpo a corpo 34, non è così bassa. Avanti. Via. Dai, Boris! Impegnati, Cristo! Con i tuoi uomini, vai! Dentro! Una mano al generale. Arrivate i rinforzi, Boris! Tieni duro! Tieni duro, ci siamo. Fuoco qua.
Abbiamo vinto. Yes. Primo. Via, via, via. Allora, bisogna potenziare Kosari. Bisogna pushare come non so cosa. Lui comunque 1v1 non lo vince. Lui sarà un problema per me più avanti. Un pochino di devozione. Anzi, devo attivare questo. Devo attivare prima. Vabbè. Difesa corpo a corpo 14. Ottimo. Un ottimo tank. Direi questo per ora. Lost Tsar return. Può farmi tutta la regione fast. Ma proprio devo pushare come non so cosa. Boh, distruggeteli fast. Bravo, Boris. Via. Tenete qua. Mi servono gli arcieri comunque. Bella. Allora, espiamo gli altri uomini. Gli orsi e le altre unità. Bravi. Bravissimi. Espate, espate.
Ok, bello. Io avrei bisogno di cavalleria. No, ma in verità c'ho gli orsi, che comunque... No, no, gli arcieri vanno più che bene. Magari anti-large non sarebbero male, questo sicuro lo mettiamo. Questo per forza. Tu vai behind. Yes. Mamma mia, che posto di merda. Mio Dio! Ah, mamma mia! Dove mi muovo? Ho tanti nemici. Ma proprio tanti, tanti. Avrei bisogno di reintegro dopo. Anche perché qualcosa perderò. Sì. Dammi anti-large, non si sa mai. Costano 125, costo di 113. Cambia veramente poco. Fra non molto inizierò il reclutamento di una maga. Non ha senso farlo. Boris Ursus himself. Lo toccherei. Reborn for Kislev. Take their head. No, non lo tocca. Allora vai di magia. Per quando abbiamo la maga sarà ottimo. Meno 19, wow. Dovremmo farci pure le ribellioni, mi sa. Oddio, i territori sono gialli. No, pure. Ah, Dio mio. È tostissima. Come i territori sono tutti gialli? Oh, porca miseria. Incursione. Oddio. Allucinante sta campagna, bella. 38. 66. Difficilissimo. Ma io qua non ci guadagno un cazzo di nulla, quindi. Madò. Bella. Questa è veramente una bella campagna.
Pure l'evocazione! Para! Ok, spate. Spate orsi. Due in più di disciplina. Cazzo, però prendono i danni esagerati. O anti-large. Sono anti-large, però prendo veramente dei danni incredibili. Hanno livellato. Devo espandermi velocemente. Il problema con i territori gialli sarà un'impresa. Anche se solo a guadagnarci qualcosa. Boris Ursus himself. Sicuramente. Oddio. Polmone d'acciaio mi piace. Attacco corpo a corpo, per il momento sta con la fanteria. Altre due lance e poi facciamo normale. Sì, dai. Anzi, facciamone una e uno. Se andiamo un po' a risparmio, visto che non abbiamo un cazzo di soldi. È vero che ci manca completamente penetration per i guerrieri del caos. Cristo di Dio, sto vedendo i nuovi problemi che arriveranno molto presto. A parte che qui c'è l'esercitino. Spero che si schianti, mi dia la vittoria, auto. Spero che ti schianti. Courage flows in our veins. Ok, possiamo fare la maga. La maga mi serve veramente tanto. Dobbiamo caricare la magia. Cavalleria non mi serve. Regen, un momento, non mi serve. Patriarca non mi serve, però. No, mi serve crescita. Mi serve crescita. Orson sends us a gift. Madonna, che posizione di cazzo. Ah, ma se faccio così è vero, non recluto. No, devo fare così per forza. Anche perché la capitale... Vabbè, a 7 però. Dopo mi muovo, cerco di caricare un pochino di magia in più. Qua mi becco la ribellione fra poco. Vabbè, probabilmente perdo un insediamento.
Non è una cosa buona, ma è quello che succederà. Qua si schianta un'altra volta. Però muore. Qua teoricamente lo ammazziamo di solo arcieri. Abbiamo polmoni e acciaio, dobbiamo aumentare la potenza degli arcieri, ovviamente. E 99% del nostro danno sono gli arcieri. Abbiamo un po' anti-Larsh, può andare più che bene. Ehi, 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 perché me ne stai mettendo così, scusa? Gli orsi non serviranno in questo combattimento. Anche perché non vorrei fargli perdere vita. Lui lo mandiamo sempre avanti. Così se li tanca. No, sempre evocazione. Madonna mia, che danni fanno? Ah, ma hanno problemi a sparare questi. Beh, c'è il fuoco amico dopo tutto. Ma no, non sparano. Ce li hai davanti? Ah. Cioè, gli sono andato corpo a corpo per sparare. Gli togliessi qualcosa, poi. Non è che funziona anche per i proiettili. Devo provarlo. Allora, proviamo, 70 secondi tanto. Vabbè. Qua devo un po' spare però, eh. 435 mi serve l'esp. 20 secondi se riesco. Dai, 5, 4, 3, 2, 1. No. No, non funziona con le armi da tiro, quindi questo. Solo col melee, perfetto, allora lo sto facendo bene. Ok, aumentare il melee è la soluzione a tutti i problemi. Bene. Molto, molto bene. Ok, occupa. Abbiamo il cavallo finalmente. A tutte e due. Allora, vabbè. Qua assolutamente questi. Dobbiamo aumentare la potenza del tiro. Direi sempre crescita. Niente soldi. Qua darebbe tutte e due però. Cos'è il ricordamento di eserciti nella regione? Io non so se proccano i due robi insieme. Sarebbe da testare. Secondo me no. E vogliamo provare? Da 10 contro 20. Cazzo, 12 turni al surplus. Perché da 10. Madonna, cattivissimo!
Sì, le proviamo tutte e due, dai. Voglio togliermi una curiosità. Quindi adesso costano 518. Con i due robbi dovrebbe fare meno 40%. Ma dovrei sapere quanto è, meno... Meno 40%. 518. Adesso... Quanto sarà? Perché se faccio un 50% dovrebbero essere 200-300, immagino. Vabbè, deve stare sotto ai 400 sicuro. Per essere 40% almeno. Oh no, ribellione. Devo anche vincere la ribellione, se no non lo tengo sto insedimento qua. Però se mi attacca solo lui ce la faccio. Andiamo. Si schianta? Perfetto. Doppio auto allora, perfetto. Allora, 40% vediamo. No, non è sotto. Porca miseria. Allora è veramente così. Cioè, per sbloccare Boris devo giocare in premortale o l'altra campagna? L'altra campagna devi fare la battaglia in carico. È una delle campagne più difficili che puoi mai fare. Ciao Kenino. Ciao bello. Avevo messo un sondaggio su Telegram, quindi ogni tanto lo farò per capire quale campagna fare tra Karl Franz e Boris. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi a Telegram. Se vi interessa. Incantesimi o meno. Ok, dobbiamo fare di qua. Ne vale la pena? È bello, Boris. È bello, difficile e molto interessante. Quindi questi due non workano insieme. Però mi dà 50 denari. Ma sì, dai, ci sta. Però è gratis. Quello che è gratis ne vale sempre la pena. E la campagna di Kislev è una delle più belle. Due percento di reintegro. Reintegro sta andando bene. Mi dici di uccidere e mi guerriere del caos. Io piango. Raga, è la roba più difficile che posso mai fare. Uccidere chi ha 200 di armatura. Dai. Come stai, Kenino? Che cattiveria. Ho solo gli orsi che hanno penetration. Affanculo. Ma magari appunto sta 5 turni. Porca miseria. Assedio. Ho detto assedio. No, ma chi se la gioca? Ma tu sei scemo. Tieni l'assedio. Atti. Io non posso neanche provare a conquistarlo, è impossibile. Mi chiami becco l'altra ribellione fra non molto. Io ho bisogno di crescita, butta giù. Anche perché io devo fare un altro esercito, raga. Cioè io devo fare un altro esercito. Eh sì. Eh sì. Oddio! Va bene. Mi serve. Mi serve più che altro perché io ho solo merda. Devo mettere due merde insieme per fare una mezza merdina. Mi serve troppo sto esercito. Anche perché deve spare.
Ti gioca, ti gioca. Ehi, ce la facciamo, ce la facciamo. Difficile, tutti i territori sono gialli, molto difficile, però molto molto interessante. A me le campagne toste mi piacciono da morire. Qua dobbiamo aumentargli l'attack speed ai nostri arcieri. Abbiamo i cavalli, quindi un pochino ci avvantaggia rispetto a prima. Però gli orsi pensavo fossero molto più forti, dico la verità. Non sono male, ma mi aspettavo non so cosa, che effettivamente non è così. Non sono quell'unità che ti carica, però è quell'unità che in mezzo al resto ti può aiutare tantissimo. Però in mezzo al resto. L'esercito di Kislev è un esercito prevalentemente statico. Anche se un po' di mobility gliela dà grazie alla cavalleria, ma non così tanto. Anche perché gioca molto con i fucili. Ah, è vero. Ora lui deve andare con gli orsi. Perché gli aumentiamo la carica e l'attack speed. L'attacco corpo a corpo. Tutto bene, ottimo. Dobbiamo intercettare questi due che sennò mi tengono impegnato in combat. Oh, facciamo avvicinare e poi cerchiamo di one shotarli. Tu posso aumentare un po'. Com'è la mappa? È dritta, quindi non dovrebbero avere problemi a sparare. Facciamo una mini carica. Magari potenziata. No, non ti ritirare. Devo ammazzare questi mastini, se no mi entra in combat contro gli arcieri. Sono quasi a tiro. Dopo li devo ritirare prima che arrivano il resto. Ok, i mastini sono quasi out. Via, 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 via. Via! Siamo a tiro. Via, amici. Non posso perdere vita. Dai! Arrivano! Boris avanti! Oddio! Unità volanti! Ingaggiano, figa! Tanca, tanca, tanca! Via, via! Vi ho detto via 50 minuti fa, eh! Dentro. Gira, 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 gira. Boris! Porca miseria, Boris! Porca miseria, amico Boris! Help Boris! Aiutatelo! Dovete salvare Boris, per amor di Dio! Ti prego, Boris, non cedere! Pensa a tua figlia! Stacci, stacci! Ingaggia dietro! Avanzano! Fuoco! No, no, tirate giù quelli che non hanno gli scudi! Via, orsi, via, 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 via! State tankando troppo! Boris, ti prego, non venire in cato! Ah,
corri! Corrente, perché sono più veloci loro? Cambio! Ok, li avete un po' disingaggiati, sì. Gira, gira, gira. Guerriere del Zar, conto su di voi. La backdoor, la backdoor. La backdoor. Non posso mandare nessuno. Prete, vai a pregà, va. Va a pregà. Orsi, dentro. Penetration, qua. Penetrateli. Oddio. Abbiamo vinto qua. Boris, non ti posso utilizzare, purtroppo. Sei troppo low, sei troppo veramente low. No, gli scudi figa. Stanno andando giù, ma troppo lentamente. E quello è il problema. Vanno giù, ma ci mettiamo 5 minuti a farli andare giù. Bravi, bravi. Prete, stai prendendo troppe mazzate, via! Dentro Orsi. Non devo perdere le guardie dello Zar, non posso rifarle. Via. Tiro qua. Voi su di lui. Oh cazzo. La backdoor. Qua. Abbiamo vinto. Ah Dio. Tosto. Bella. Mamma mia quanto è stata tosta. Tiro, non sparare sulle mie unità però, eh. Basta. Non sparate più. Livellate forse. Qualcosa avrò perso, tipo i cosari secondo me. Due di disciplina, due di difesa corpo a corpo, due di attacco corpo a corpo. Non è male. Questo addirittura è argento. Mangiati. 16 unità, ammazzategliele tutte. 11. 8. Bello andato. I cosari? Allora, arcieri tutti out. Questi non li posso rifare. Ho appena tolto l'edificio. Ha salvato la pellaccia, veramente. Madonna di quanto poco. Mamma mia. Se questi non sono morti, sono felice. Perché questi anche non posso rifarli. Non subito. Morti. Solo i mastini si sono salvati.
Possiamo fare un grado in più volendo. Dammi un grado in più. Dammi un grado in più perché mi cambia veramente tanto. Adesso si schianta nell'esercitino di minchia. Oh no. Raggiunge il grado 8 con il seguente personaggio, Boris. Ok. Crescita. Qual è la roba di più crescita questa? Due turni. E tutti i territori sono gialli, Cristo. Che merda di territorio. Allora, io ho la certezza che qua c'era una roba che mi aumentava l'attack speed. Era... cazzo. No, non posso mettere questo adesso. Un attimino la difesa corpo a corpo. Questo è buono. Bene, difesa corpo a corpo aumentata. Magari non muoiono la prossima volta. Questo è ottimo. Tiro non esiste. Corruzione... no. 5%. Cioè abbiamo un'armatura. Resistenza ai danni a fuoco. Non è male. Ma dai, a me. Ok. Riesci a livellare? No. La guerra no. Che cazzo posso fare subito? Diritta la guerra o... Piccolo Grom? La roba più fast è diritta la guerra, ma io voglio usare gli orsi. Però è la roba più fast. Ma le useremo solo all'inizio, poi non le usiamo più. Va bene. Tanto devo rushare. Ok. Tyr. Oh, cazzo. Non è nemmeno Tyr 2. Devo andare per i fucili. Ah, qua mi sta bene. Non mi sta bene, e qua mi sta bene. Questo è il reclutamento in meno, è ottimo. Ho dato l'arma. Devo andare contro il mio amico Korn. Korn, sì, guerriere del Caos. Potrei anche andare a sinistra, ma tanto questi mi attaccheranno molto presto. A 10 di difesa devo attaccarlo adesso. Quanto mi costano le unità? 173. Cristo. Ok, questo è il massimo. 17 unità. Mi servono i cosari carazzati. Fammi vedere se è lì. Madonna, piglio sempre danni. Fammi vedere se è qui. Perché se lo ammazzo subito è un colpaccio. Ammazzo subito, faccio tipo la svolta della partita.
Ce l'ho ancora il buff? Dovrei. Relazione è inutile, tanto che queste mi attaccheranno. Infatti. No, è tutto inutile la relazione. Non guadagnerei neanche il tempo necessario per contattaccare. Anzi, probabilmente vi farei attaccare ancora prima se gli dessi dei soldi. Per la serie, guarda, ti pago per uccidermi. Non ha molto senso. Il problema è che nei Siege... noi siamo messi una merda. Soprattutto contro i guerrieri del caos. E qua? Dio santo. Vai. Allora, il reclutamento sarà qua. Per ora. Quindi qui facciamo questo. Ah, spostiamo lui qui. E dobbiamo mettere tutti gli arcieri, non posso fare nient'altro. L'economia va a mignotte. Raga, a me 100 di denari non cambiano un cazzo. Cioè, ve lo dico proprio papale papale, a me 100 di denari non cambiano un cazzo adesso. Qua il surplus mi darebbe meno 25 di costo. Quanto pago le unità? 338. È ottimo. Quanto pago queste qua? 118 l'una. Non ho 3. Cioè l'unica cosa che mi cambierebbe... Io non guadagno un cazzo però. Ah. Questo worka con tutti i buff che io ho messo? No. No, perché dovrebbe essere molto di più. Regione locale c'è scritto. Però non ne ho fatte nemmeno una. Devo provarla. Probabilmente non worka, però. Intratti di eventi a fattoria più 10%. Regione locale. Funzionerà, ragazzi. Mi conviene fare questo comunque. Mi dà crescita, mi dà roba. Dopo mettiamo il resto. Mi dà anche replacement, che onestamente mi serve. E leggermente dei soldi. Ci becchiamo un'altra ribellione, eh? Merda. Va bene. Che bello, un'altra ribellione. La volevo così tanto, un'altra ribellione. Cioè, ogni 10 ribellioni, una non maggio, mi piace. Devo attaccarlo. Mi dovrò probabilmente indebitare per fare quell'attacco. E devo avere comunque la maga. Devo tenermi lo slot per la maga. La maga costa un sacco di soldi. È vero. Due turni alla maga. Raga, dobbiamo aggrarlo. A me serve che lo aggro. Perché o se no non riesco ad attaccarlo. Allora, non abbiamo più buff, non è un problema. No, è riducibile, può morirmi molto peggio. Mi sto caricando la magia, la devo aspettare. Non mi voglio indebitare. Devo. Per forza. Per forza, se voglio vincere devo.
Madonna. Vabbè, però non faccio troppe unità. Cerchiamo di stare safe a livello economico, più o meno. Cioè, io gli sto caricando la magia, ma non so se arrivo ad avere la maga prima. Eccolo! Ah! Arriva! Archeon di sto cazzo arriva! Ovviamente ribellione. Non è Skelbrand, questo è peggio di Skelbrand da parte. Quanto armory! Noi vinceremo! Loro non vinceranno, non passeranno! Dai un po' di ordine in più. Questa è la battaglia finale. Questa è la battaglia finale. Qua si decide se vinciamo o perdiamo. Tutto deciso qua. Ursun, aiutami. Ursun, devi aiutarmi. Ti prego, Ursun, cariami. Cariami, che ne ho bisogno. Si schiantano. Archeon contro Boris. Cannone! Oddio mio! Il cannone, mappa? Il cannone è come veramente un dildo di 40 centimetri, super, dove dico io. Il cannone, Cristo di Dio! Ah, il cannone, come lo tiro giù il cannone? C'ha pure i rinforzi. C'ha anche la cavalleria. No, raga, non lo tiro giù il cannone. Chi gli mando contro il cannone? Devo chiudermi. Allora, l'unico modo per counterare il cannone sarebbe tipo la montagna. Tipo, se mi mettessi qua, mi colpisce lo stesso. Non mi devo blobbare così tanto, eh. Qua è peggio perché c'è la discesa. Qui è un pochino buono. Se no qua. Lui è là. Qua non è male. Non è affatto male. Siamo un po' di discesa. Eh no, non sparo lì, cazzo. C'è troppa discesa qua. Qua è la posizione migliore. Qua nell'angolino. Automatica sono in alto. No, 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 battaglia voglio giocare. Allora, qui. Se mando un orso qua... ma gli orsi mi servono. Per intercettare il cannone. Devo provare. Devo provare. Un orso mi basta che passi. Però se vengo beccato che me lo vedono è finita. Perché è più veloce la sua cavalleria che i miei orsi.
In verità mi conviene mandarli tutte e due, perché sennò dopo rimangono bloccati. Ovviamente devo mettermi proprio nell'angolino. Devo cercare di baitare i colpi del cannone contro le unità più deboli. Devo vedere se riesco a fare sta roba. Gli orsi sono nascosti. Ma c'è i mostini. Dipende se passa. Cioè, a me sembra che viene proprio di qua. Allora, com'è il posizionamento? Allora, iniziamo a mettere gli eroi bene. Non posso metterli davanti gli eroi. Avete visto Boris prima? Perdono veramente troppa vita. I mastini stavano facendo il giro largo. Devo vedere se ce la fanno. Il cannone, il cannone sta con la fanteria. Non si sta allontanando. Ma perché non ha il tiro? Allora, questi li metto più avanti. Devo cercare di baitare i colpi del cannone qua. Cannone a che tiro è? Ancora non me lo indica. Metto molto più avanti, perché se mi colpisce guardia dello Zara è preoccupante sta cosa. Arrivano i mastini. Sta passando proprio di lì. Potrei baitare un po' di truppe, forse no. Questi posso indietreggiare. No, è inevitabile il colpo del cannone del infernale. C'ha tipo il tracking. Non mi vede. Ma non si è allontanato col cannone, merda. Cannone spara. Vediamo se proviamo a evitarli. Bene, 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 bene. La sinistra. Devo farli entrare. Vieni lì. Guadagna un po' di secondi. Cannone. Provo. Resisti. Buttatelo giù. Carica, bitch! Rinforzi! Attack,
butta giù quel cannone di merda, Cristo di Dio! Disengage, 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 uscita da blob. Boris, via, fuori dalle palle. Fuoco qua. Oddio. No, 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 no. Non seguite, non seguite. Tu tanca. Ok, via, 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 via. Archeon, Archeon. Mi servi qui. Via, fuori dalle palle, come ve lo devo dire? Tanca. Loro? Baffa. Tieni, tienili, tienili. The buff. Tieni lui. Fuori, 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 cannone. Oddio santo, quel cannone. Quel cannone, quel maledetto cannone. Fuoco qua. Entra. Merda! Ha penetrato. Via le lance, via le lance. Dove siete? Ok. Mo di qua. Entra. Vai, vai, vai qui, vai qui. Boris. Entra. Poco qua. Poco qua. Tanca, tancate. Uccidilo, Cristo. Ok, via, 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 via. Di qui, qui, qui. Cannone out. C'è un generale. Dovrebbe essere un mago, ma non ce lo mando lui. Cavalleria. Cavalleria. Dentro, dentro, dentro. Dai, il cannone, buttalo giù. Ho paura di Archeon. Ho veramente tanta paura di Archeon. Cecchinate lui. Tutti addosso a questi. Tu vieni con me. Vieni. Cannone quasi out, è irriducibile, ricordiamocelo. Fuoco qua, devono morire. Mi danno un fastidio cane quelle unità. Via, il cannone dovrebbe essere out. Cazzo, questo sta tornando. Con quale coraggio? C'è troppo blob qua. Scusate che sono andati. Tutti su Archeon, tutti su Archeon. Te lo rallento, tutti su Archeon. Buttatelo giù, per amor di Dio, buttatelo giù. Boris, one hit, almeno one hit, te lo devi pia. Almeno one hit. Te lo rallento. Madonna, c'ha un milione di armatura, quanto ha? Vai Boris! Merda il rage! Merda, mi ha messo il rage! Si ritira! È andata? È andata, si ritira. Inseguiteli. Buttalo giù! Butta giù il figlio di Traia! No, gli orsi non fanno praticamente un cazzo, il leader. Hanno un problema di hitbox. Sei bravo, è andata bene. Ho avuto un po' di fortuna anche. Oh, il cannone spara!
Non hanno penetration. Sì, ma il problema è l'hitbox. Gli orsi hanno un hitbox che è gigante. Archeon ha un hitbox che è piccola. Gli orsi si incastrano, non lo hittano. Devi circondarlo. Io questa cosa qua la odio. Perché è un problema del gioco. Poi quando mette il cavallo, Archeon gli si allunga un po' l'hitbox, ma leggermente. Infatti, se tu vedi Kolek, con gli orsi vai da dio. Ma contro Archeon, lascia sta. I single target sono sempre un casino, soprattutto se sono piccoli. Perché il gioco li calcola male. Questo è stato bellissimo, sto scontro. ...1758, ma quando li faccio 1758, me lo spiegate? Ma che ore sono? 28, ok. Madonna mia, che bello scontro. Bello, 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 bello. Archeon però ancora è vita. Oh! È arrivato tardi. Mi ha uccisi 134. Con le magie... Con i danni normali 134. Madonna. E comunque mi è rimasto ancora un pochino di roba, eh. Per fortuna il cannone è out. Io devo pushare. Cazzo, mi cura lui, non mi serve a niente. Devozione? O esperienza? Io metterei esperienza, perché questo è inutile. Ah, ma me lo dà su chi? No, non so chi me lo dà. Perché la cura mi arriva a uno. Tordi. Shit, Archeon si è ritirato. Dobbiamo pushare, raga. Maga, prossimo turno. Ma non arriva nell'esercito. Devo pushare, devo ammazzarlo finché ho... Sono in tempo. Dovrei farcela, più che altro che non ha modo di salire sulle mura, però al generale... Da una parte è solo il generale, ma il problema è come lo uccido il generale. A parte c'è anche le furie. Tutto ciò che può salire sulle mura mi fa un male allucinante. Onestamente potrei anche perderlo questo insediamento. Allora, cosa migliore sarebbe uccidere le furie, uccidere i mastini e poi iniziare a ritirarci mettendo le torri stupide qua per fargli più danno possibile al generale. Le torri stupide che hanno le frecce, quindi dovrebbe hittarlo. Però i mastini devono andare out, se no non vinco mai. Non so se ce la fanno. La vedo dura. No, cerchiamo di salvare qualcosa. Mi sa che non ce la facciamo. No. Adesso ci sono i mastini. No, era impossibile. Vabbè, non è una grossa perdita, anche perché comunque non è che ci guadagnassi qualcosa da qua. Io devo prendere la capitale delle cose. Potrei dividere gli eserciti. Potrebbe essere una buona idea. Potrebbe... Allora, i soldi li facciamo con i combattimenti, quindi vado anche in perdita adesso. L'unica cosa, sto pensando se è una buona idea o no dividere gli eserciti. Non
Non perdo tanto. E per fortuna il soppresso non l'ha fatta la capitale. Boris Ursus himself. 12 di difesa. Potrei fare un livellino e poi tirarmi indietro e andare a riprendere la capitale con l'altro. Sì, è l'idea migliore. O si è ritirato nella capitale, Arcanus. Sì. Ma sei sicuro si è ritirato nella capitale? This is mine, my right. The old strategy. I said march. Foolhardy. Ma devo giocare perché non devo perdere niente. Oh. Vabbè, il singolo generale, dai. Capisco tutto, ma il singolo generale non penso che ci sia problemi a tirarlo giù. Boris Ursus. 5% mi potrebbe cambiare tanto. Boris Ursus himself. The motherland endures. Livellino ha fatto. Ma veramente non ci arrivo. The lost czar returns. Oddio no, mi conviene stare con l'esercito, raga. Perché qua vedo che ha truppe. Lui si cura. Merda, ha preso lui buff. Li sto facendo. Become a stronger motherland. Questa mi sa che la dobbiamo giocare per forza. Hack them apart. Dai, non perderò molto. Uno, infatti. Proviamo a mettere Espo, vediamo chi lo dà. Se ha tutte e due va bene, se dà solo quello no. Dà solo quello. Anything for Kislev. Boyar of Kislev. The true power of Kislev. La maga non arriva in tempo. E mi costa solamente soldi. Adesso è inutile. Dopo torno con un esercito. Prima cerchiamo di prendere la capitale. Però la capitale d'assedio è una merda. Ma mi attaccherà esternamente Archeon. Sono convinto che se lo assedio lo attacco esternamente. Arrivo ragazzi. Vado a fare la tavola e arrivo. Sono convinto che se lo assedio Archeon torna e attacca.
Allora, Archeon è dentro la capitale, perfetto. Ti assedio. Un turno, due. No, dammi questo. Anche perché probabilmente dopo la dovremo giocare. Tu stai con lui. Qua lo riprenderemo dopo. A me servono i cosari corazzati. A me servono i cosari corazzati. Ma tu tanto sei morto, no? Niente. Passa il turno così. Lui attaccherà sicuro per la madre e patria. Perfetto, sono d'accordo con la missione. E dopo facciamo la maga qua dentro. Appena conquistiamo maga. E con la maga riconquistiamo la fortezza indietro. Però vorrei dividere le truppe. Perché uno vorrei continuare a avanzare. Però no, non ce la faccio. L'unico problema è che ha unito diversi eserciti. E che non mi dà direttamente la fortezza in questa battaglia. Però abbiamo livellato. Di nuovo la chiusura, per forza. Cerchiamo di farli muovere il più possibile. Però non posso nasconderli stavolta, Yorsi. Non posso proprio. La mappa è una merda. Gli orsi dove cazzo li piazzo? Vabbè, per ora li lascio qua e poi viaggiano. A seconda di com'è la storia li faccio viaggiare. Allora, tutto l'esercito è coperto. C'ha i mastini. Ne ha delle belle cosine fastidiose. Ah, se riesco... Vediamo se l'hitbox, mi sbagliavo, l'hanno corretto, è rimasta una merda. Già che sparare magie contro di loro senza hitarli è ottimo. Forse li hanno corretti. Madonna! Via, 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 via. Dai, gli facciamo un sacco di danno. Avevi ragione, Kenio. Forse hanno corretto la storia delle hitbox. Brutta cosa. Il problema è che ho perso anche un sacco di vita. Dove cazzo li posso spostare questi? Li metto lì? È che non vorrei perdere più vita. Avessero rigenerazione sarebbe fantastico. Ma non ce l'hanno. Magari non me li vede lì. Ok. Come non detto. Scappate. Scappate che ho fatto una cazzata. Scappate che ho fatto una cazzata. Combattete, non potete più scappare. Fatto una cazzata.
la faranno? Arrivano anche a mastini mai. Provo a ritirarli un'altra volta. Cazzatissima, cazzatissima. Ok. Forse ce la fanno. Un po' di copertura. Si sono salvati. Ritiratevi. Per ora lasciate combattere gli altri. Oh, quello è il prete. E allontanarti. Questo lato sta cedendo. Madonna la magia. Uccidete mastini che se passano poi mi distruggono la vita. Lì c'è pure Archeon. Mandato il mio generale, vediamo se ce la facciamo. Ok. Ho potenziato. Ok. Non so se ce la faccio, raga, stanno penetrando. Ok. Archeon si ritira. Progenie, progenie.
Oddio! Devo tirarmi giù la progenie. La progenie è morta. Ok, sta andando bene. Dovremmo aver quasi vinto. Anche se mancano i rinforzi. Ah, ma c'è un altro generale lì dentro. Di arca una volta di per tutte. Arriva. Ci sono altri generali. Come li uccido quelli? Ok, Marco è a terra. Non so se ce la fa. Mi mando dei rinforzi. Anche perché se muore il generale è fatta. Ok, non l'avevo sentito. Allora proviamo a pushare l'ultima volta. Anche perché devo andare a mangiare. Se muore. Devo stare attento a non far morire il generale perché mo. Me ne devo andare. Ok, questo si ritira. Manca uno. Anche qua. Ho sbagliato. La fretta mi fa fare cazzate. Vinta. Buon raga. Vado a mangiare. Non li sto a inseguire anche se dovrei. Buon. Oddio. Ho perso le guardie dello zar. Ho provato. Vabbè raga. Dopo chiudiamo qua la guerra. E conquistiamo l'insediamento. Buon pranzo a tutti. A più tardi.
Ciao belli.